Ciao, benvenuti a Speciale Guerre Puniche 2, Climate Change Wars nel Mediterraneo 2050. Spero che vi sia piaciuta questa nuova sigla che fa d'apertura a questa serie di episodi di podcasting destinati a fornire brevi pillole sulle ragioni dell'esistenza e detonazione delle Climate Change Wars nel Mediterraneo 2050. Buon ascolto! In questa parte andremo a parlare della razionalizzazione del terzo segreto di Fatima. Allora, ci sono una serie di bloggate sul blog di Antonio Socci, molto ben indicizzate da Google sul topic terzo segreto di Fatima, che vi invito ad andare a leggere con attenzione. Le pagine sono intitolate, le bloggate sono intitolate relativo a Il nuovo Papa e il terzo segreto di Fatima, Novità apocalittiche da Fatima, l'ultimo mistero, il silenzio delle suore, ma chi tace? E infine, La verità, Fatima bene ne trattasse, cognizione causa, astenersi dilettanti, ignoranti, sciocchi. Allora, quello che viene fuori in sintesi da queste bloggate è che in buona sostanza esiste una parte del terzo segreto di Fatima che è stato ancora trattenuto ed è occultato da Chiesa Cattolica. Infatti, considerando le decisioni del 1959 e del 1965 sul messaggio di Fatima, che avrebbe dovuto essere diffuso nel 1960, e considerando da quanto è stato scoperto dall'ottima ricerca di Antonio Socci, dove evidenzia nella sua praticamente nelle sue bloggate che della documentazione mancante è noto che si tratta di uno scritto su un foglio unico. È noto che dovrebbe essere intorno ai 25 righe di contenuto, è nota la dimensione della busta di carta che lo conteneva, è noto in quale giorno fu scritto il contenuto di tale mistero, anzi leggenda o spiegazione del mistero, è noto in quale giorno la busta è partita ed in quale giorno è giunta a Roma, è noto dove è stato conservato lo scritto mancante in tutto questo tempo, è noto quando i vari papi hanno letto questo testo, ossia questa leggenda, è noto che è nota, diciamo, la frase iniziale anche del suo contenuto. Se ne conosce probabilmente o se ne intuisce probabilmente anche i contenuti. C'è da chiedersi perché ancora non sia stato rivelato. Nel complesso, diciamo, è evidente che quanto scrive Socci, quanto tutti i fatimologi hanno obiettivamente ragione da vendere. Ragionevolmente certo che la Chiesa Cattolica abbia inquattato vari documenti scritti di pugno da Suor Lucia sul terzo segreto di Fatima. Riguardo al terzo segreto di Fatima, però, c'è anche un dipinto che è stato disegnato proprio dalla mano di Suor Lucia e che è la raffigurazione del terzo segreto di Fatima. Si desume quindi che gli scritti inerenti l'esegesi della terza visione sono ovviamente mancanti. Il contenuto del testo riguarda forse, molto probabilmente, la questione dell'apostasia. Veniamo quindi ad una proposta di razionalizzazione del terzo segreto di Fatima, osservato in prospettiva storica. Quando i segreti di Fatima furono proferiti nel 1917 e poi trascritti nel 1944 da Suor Lucia, tutti nel mondo, nei decenni 1950 e 1960, temevano che la guerra fredda deflagrasse in un olocausto nucleare, Patto di Varsavia contro la NATO, causando la fine della vita sulla Terra in 30 minuti, con un conseguente inverno nucleare che si sarebbe spalmato sull'emisfero boreale. Tuttavia, nelle profezie di Fatima non c'è traccia di tali eventi, perché, adesso lo si può ben dire, non ci fu nessun confronto diretto nel XX secolo tra Patto di Varsavia e NATO.
L'URSS collassò nel 1989-1991 ed evidentemente l'evento della detonazione della guerra fredda in olocausto nucleare forse non era un evento probabile e forse non era neppure possibile, nonostante la logica umana abbia ritenuto l'esatto contrario per lungo tempo. Nel 1917 e nel 1944 nessuno sospettava o poteva ancora sapere dell'esistenza della bomba demografica africana nel XXI secolo o del cambiamento climatico, nonché delle migrazioni apocalittiche che si profilano all'orizzonte del XXI secolo. Razionalmente oggi possiamo dire che il rischio di una terza guerra mondiale in Asia e le guerre puniche due nel Mediterraneo sono i due più grandi eventi funesti che oscurano il XXI secolo, il quale molto probabilmente non porterà pace e prosperità al genere umano. L'apostasia è molto probabilmente contenuta dentro all'evento delle guerre puniche 2 ed è questo il terzo grande segreto di Fatima. È probabile che per questa ragione la Chiesa Cattolica abbia occultato il materiale mancante, ossia il contesto dell'apostasia della Chiesa Cattolica Romana che risiede in Roma, e il cui destino verrà condiviso anche dagli italiani che sono nella penisola italiana. Chiesa Cattolica nega sistematicamente la necessità e l'utilità di una politica di controllo delle nascite in Africa. Chiesa Cattolica nega sistematicamente che i problemi del cambiamento climatico in futuro si legheranno in modo insolubile alla questione della sovrappopolazione in Africa. C'è da chiedersi come mai Chiesa Cattolica neghi la evidenza scientifica che tutte le ricerche scientifiche danno praticamente per una situazione di fatto che inizierà a manifestarsi sicuramente molto prima del 2050. Per evitare che scoppi una guerra, di solito sarebbe utile studiarne prima le cause di detonazione e poi agire in modo proattivo, disinnescando a priori le cause di detonazione, ossia bloccando l'innesco degli scenari dell'esplosione della detonazione di una guerra. Per evitare la guerra è anche vero che uno si deve preparare. Dicevano i romani, se vuoi la pace, prepara la guerra, dando la forza alla deterrenza. Soprattutto se uno vuole la pace, l'arte della guerra purtroppo la deve conoscere molto bene, altrimenti non si potrà agire proattivamente per disabilitare le cause di detonazione. Quindi non si capisce l'utilità del negare le cause di detonazione del Mediterraneo prima del 2050. Storicamente, purtroppo, l'Italia ha da ricordare moltissimi flip e flop politici, la sua naturale tendenza ad andare in pezzi sotto stress esterni. L'Italia è una penisola in mezzo al Mediterraneo, a poche ore di navigazione dall'Africa del nord-est. Salpando dall'Africa si potrà contare anche su potenti correnti marine verso l'Italia, specie quando l'Oceano Atlantico salirà di 1 metro sul livello del Mar Mediterraneo e da Gibilterra irromperà acqua dell'Atlantico che traslerà l'attuale corrente ad est di superficie, oggi più un nodo, a valori più elevati di quanto ovviamente lo siano oggi. Io non ritengo che gli italiani del 2030 del decennio 2030, 2040 e 2050 gradiranno le pulizie etniche che detoneranno nelle guerre puniche 2 del XXI secolo, così come da tradizione storico-bellica subsahariana. Si profila purtroppo all'orizzonte una guerra feroce per ripopolamento e migrazione violenta, una contestuale e cruenta lotta per le risorse scarse in un contesto sovrappopolato e flagellato dagli effetti del cambiamento climatico, dentro ad un mondo che nel XXI secolo sarà
in sovrappopolazione e violentemente competitivo. Quello che attende il Mediterraneo e l'Europa del Sud sono guerre asimmetriche in territorio altamente urbanizzato, scontri prevalentemente convenzionali con pulizie etniche da parte degli aggressori. La durata dell'intero processo bellico sarà ben superiore a quei fatidici 30 minuti. La dottrina cattolica definisce il martirio come un modello, una lieta novella, un dono supremo da offrire a Dio. Ora, la sostituzione etnica degli italiani nella gioia del martirio, teologicamente per Chiesa cattolica, sarà come il sacrificio di Isacco e di Cristo in croce, un dono supremo offerto a Dio per lenire le piaghe dei 1,2 miliardi di subsahariani in sovrappopolazione e piegati dal cambiamento climatico. È probabilmente questo il contenuto della leggenda del terzo segreto di Fatima. Smells like that. I love the smell of napalm in the morning.